esperimento inedito di partecipazione per la città metropolitana di Firenze, grazie all'incontro di fine gennaio che ha messo insieme dirigenti scolastici e rappresentanti degli studenti nelle scuole superiori con il sindaco metropolitano Dario Nardella e rappresentanti politici e amministrativi dell'ente. Tema dell'incontro, gli investimenti di Palazzo Medici in tema di edilizia scolastica. In 4 anni la città metropolitana di Firenze ha investito nel patrimonio edilizio scolastico di sua proprietà e pertinenza oltre 47 milioni di euro, quota record per il 2019. Mai prima d'ora nella provincia, nella città metropolitana, erano arrivate a questo impegno economico a favore delle scuole di tutto il territorio. Parliamo di 41 milioni di euro solo per il 2019 che riguardano sia grandi progetti di investimento dal restauro degli immobili storici al rifacimento di tetti, facciate, realizzazione di impianti sportivi, aule nuove, ma anche interventi di manutenzione ordinaria più piccoli ma non per questo meno urgenti e necessari. Dei fondi stanziati per il 2019, 17 milioni sono destinati al nuovo liceo Agnoletti, 7 milioni e 700 mila euro per il polo scolastico di Empoli, altre risorse per il nuovo Elsa Morante, l'ampliamento delle scuole Rodolico e Saffi, gli adeguamenti antisismici al Fermi, Leonardo da Vinci, Balducci, Rodolico in via del Podestà e Giotto Olivi, e quelli antincendio, tra gli altri, agli istituti Cellini, Vasari, Enriques di Castel Fiorentino, la succursale del Vasari e l'istituto di Via Giusti a Sesto Fiorentino. In ponte, inoltre, le coperture per l'istituto Galilei. Tra i temi che stanno maggiormente a cuore a studenti e dirigenti scolastici, l'efficientamento energetico, gli accessi per gli studenti con disabilità, la necessità di spazi nuovi e più grandi. Questo anche in risposta a un aumento della popolazione studentesca. Abbiamo anche registrato una particolare attenzione alla necessità di avere nuovi spazi. Per fortuna la popolazione studentesca delle scuole superiori aumenta, però dall'altro lato dobbiamo anche individuare aule in più per consentire ai ragazzi di studiare, diciamo, in condizioni appropriate.